Questa volta dobbiamo perdere qualche minuto all'inizio per dedicare qualche nostro pensiero a un somaro politico che ha ripreso a ragliare. Ma, siccome è capitato a Napoli l'episodio, il cafone ha ritenuto di fare dei commenti. Bene, io credo che quel cafone politico abbia dimostrato di essere davvero tre volte somaro, non una volta sola. Primo, perché se uno organizza il 2 giugno a Roma una manifestazione in violazione di tutte le norme anti-assembramento, ed è non un giovane tifoso, ma un esponente politico, segretario di un partito, se organizza quella manifestazione in totale disprezzo delle norme di sicurezza, insieme con la Vispa Teresa, e poi si permette di aprire bocca, vuol dire che questo esponente politico ha la faccia come il suo fondo schiena, peraltro usurato. Secondo motivo di ciucciaria, direbbe Edoardo De Filippo, si fa un assembramento notturno e l'equino domanda al presidente della regione: che dici? È giusto il caso di ricordare a questo somaro geneticamente puro che l'obbligo di garantire il rispetto delle norme nazionali riguarda il Ministero dell'Interno e il prefetto, ma noi, diversamente dal Neanderthal, siamo persone civili. Abbiamo perso fin troppo tempo appresso a questi squinternati. Questi momenti di goduria. Diversamente da un esponente politico sovranista a cui è capitato una volta di avere, per una delle tante anomalie della storia, una donna stupenda al suo fianco e passava le serate a mandare i tweet sui broccoletti e il radicchio. Noi siamo fatti diversamente, diciamo.